ritrovati a Mattina 9, adesso ci addentriamo in un viaggio affascinante, in un viaggio favoloso all'interno del nostro sottosuolo, il sottosuolo napoletano, perché dovete sapere che la nostra Neapolis greca e romana contiene tanti reperti archeologici, ma non solo, perché attraverso questo viaggio fantastico nel sottosuolo si ritrovano anche delle persone scomparse, la sepoltura di persone scomparse. Non a caso oggi parliamo appunto delle cosiddette catacombe di San Gennaro, e lo facciamo con Miriam Cuomo, che è la responsabile della cooperativa sociale La Paranza. Buongiorno, benvenuta a Mattina 9. Buongiorno, grazie. Dunque, parliamo di questa catacomba, ma non solo della catacomba di San Gennaro. Precedentemente la cooperativa sociale La Paranza nel 2006 ha avuto anche la gestione di un'altra catacomba, la catacomba di San Gaudioso, all'interno di questa chiesa che ritroviamo nella zona sanità, e poi da poco invece gestisce anche la catacomba di San Gennaro. E vogliamo spiegare insomma ai nostri telespettatori di cosa si occupa questa associazione, che cosa fa, come ha gestito in tutti questi anni, le catacombe sia di San Gaudioso che di San Gennaro? Sì, diciamo che il nostro progetto nasce circa 10 anni fa. Noi ci chiamiamo La Paranza e soprattutto siamo tutti quanti di questo quartiere, del quartiere Sanità, che nasconde delle bellezze meravigliose quali le catacombe di San Gennaro e San Gaudioso. Nel 2006 ci siamo occupati della rivalutazione delle catacombe di San Gaudioso e da 7 anni lavoriamo anche al recupero delle catacombe di San Gennaro. No? Siamo in questa zona fuori le mura, ma che sta ritornando alla bellezza importante quanto un centro storico. Quasi 70.000 ingressi avete totalizzato da poco, poi siete 20 persone, insomma, come personale. Sono buoni numeri per una città che cerca sempre di più di creare occupazione nel mondo dell'arte e dell'archeologia in questo caso. Anche noi, il nostro progetto nasce non solo alla rivalutazione, ma ecco, dare un lavoro a chi è nato in questo quartiere, no? Magari il nostro pensiero è chi forse meglio di noi poteva valorizzare questi luoghi. 70.000 sono tanti, anche se siamo partiti con un numero abbastanza piccolo, 5.000 visitatori il primo anno, e in 7 anni contare 70.000 in un solo anno per noi è stato veramente il cuore che si riempie, no? Questa cosa. Tutte queste persone sono passate da noi, hanno capito quanto c'è di bello alla sanità. E poi, come diceva Mario poc'anzi, siete passati dalla gestione delle catacombe di San Gaudioso a quelle di San Gennaro. Sì, abbiamo avuto anche la gestione delle catacombe di San Gennaro, riaprendo un livello inferiore, quello più antico, che era stato chiuso per circa 40 anni, usato addirittura come un deposito. Sì, come un deposito ospedaliero. Senta, ma ce le può un po' descrivere queste meraviglie del sottosuolo? Sono, per quanto riguarda le catacombe di San Gennaro, stiamo parlando di circa 5.800 metri di cava, 3 basiliche sotterranee, la tomba più antica di San Gennaro, tomba di Sant'Agrippino, il primo dei 52 patroni di Napoli, quindi stiamo parlando di un'importanza. Mentre San Gaudioso, più piccola ma interessante in egual modo, c'è un altro tipo di pratica, c'è la pratica della scolatura, no? Da dove nasce il famoso schiattamorto napoletano, c'è la galleria dei nobili, ci sono tante. Inerente proprio alla galleria dei nobili, mi sembra che c'è stato questo weekend scorso, il weekend denominato FAI, perché sì, c'è proprio un settore, appunto, come hai detto tu, la galleria dei nobili, che può essere visitato gratuitamente. Questo ha permesso l'accesso e la visita di tante persone, ma anche la possibilità proprio delle visite guidate, di poter spiegare la nostra storia. Sì, soprattutto in questo fine settimana abbiamo ospitato più di 1.000 visitatori, più di 30 turni extra per poter mostrare in questo weekend la Galleria dei Nobili, quindi queste catacombe che sono state questa galleria. Intanto vediamo le immagini che sono fascinose, misteriose e magiche al contempo. E che sarebbe bello descrivere anche un po', ce le vuole descrivere queste immagini molto suggestive proprio dell'interno delle catacombe? Vediamo quelle che stiamo vedendo. Vediamo dei mosaici, vediamo delle gallerie, sì, delle chiese, delle basiliche. L'immagine che ferma è una diaconessa di nome Cerula, una donna molto importante nella storia della chiesa, e proprio quell'immagine è stata riscoperta da alcuni colleghi, riuscito a fare il restauro ed è venuta fuori questa meravigliosa immagine di questa donna che risale al restauro, perché secolo. Quanto risale? Sesto secolo. Sesto secolo dopo Cristo. Sotto abbiamo anche un bel mosaico qua. Sì, questo è il mosaico di un vescovo africano, il vescovo di Cartagine, Quod Vult Deus. Come offerta votiva?
No, loro, gli africani, arrivano a Napoli nel V secolo scappando dalle persecuzioni del re Vandalo Genserico. Sì, arriva qui San Gaudioso, che è un vescovo africano, il vescovo di Abitinia, e Quodvult Deus verrà sepolto nelle catacombe di San Gennaro. Quindi il lavoro della cooperazione è anche quello proprio di dar luogo al restauro di queste opere che quindi hanno comunque bisogno di un supporto in restauro. Assolutamente. Diciamo che noi, essendo una cooperativa sociale, tutto quello che abbiamo fatto nelle catacombe, tutti i restauri, i vari lavori, la messa in sicurezza, nascono soprattutto dal fondo dei biglietti che i turisti pagano venendo a visitare le catacombe. Tante sono state le associazioni e le fondazioni che hanno creduto e credono ancora al progetto, visto anche il numero esponenziale di crescita, insomma, dei visitatori. Sì, e poi c'è un'altra cosa che appunto rimane molto impressa all'occhio del visitatore, ovvero l'illuminazione. Un'illuminazione che però noi sappiamo, da un punto di vista proprio archeologico, tende molte volte a rovinare gli affreschi, a danneggiare la pietra, che è la pietra tipicamente antica, questa della nostra Neapolis greca, è la pietra di tufo. Invece avete realizzato una tipologia di illuminazione che non va a rovinare proprio materialmente gli affreschi e quanto c'è all'interno di queste catacombe. Sì, infatti il nostro impianto di illuminazione è semplicemente gestito da uno smartphone che ci permette di accendere o spegnere a nostro piacimento, a seconda delle necessità della visita guidata. Quindi accendiamo un affresco, lo mostriamo, lo spieghiamo e dopodiché lo spegniamo, in modo che non verrà riacceso per un'altra ora, di conseguenza per tutelare, perché la luce, per quanto possa essere comunque idonea a questi luoghi, ma comunque li può danneggiare. Quindi noi li spegniamo e tranquillamente saranno accesi durante la prossima visita. E poi, fra l'altro, da poco hanno scoperto che l'illuminazione, anche il flash delle macchine fotografiche, sì, invece si potranno riflettere sui quadri, perché è stato scoperto che invece non rovinano le opere d'arte. Lo sapevate? Diciamo che nel nostro caso noi ci teniamo soprattutto a non perché fare non è ancora fotografie. Legge, però tra legge. Poco. Senta, ci può portare proprio in viaggio in queste catacombe? Noi abbiamo promesso ai nostri telespettatori di andare proprio in viaggio nelle catacombe. Naturalmente lei sarà aiutata dalle immagini che stiamo vedendo in sovrimpressione. Sì. Se ci può spiegare qualcosa, ci può insomma invogliare ad andare a visitare queste fantastiche catacombe così da scoprire. Ok. Questa allora, che... Per esempio, abbiamo questo corridoio molto suggestivo, ci sono dei... Cunicoli strani. Cunicoli, ci sono delle ore, raffigurazioni, dei mosaici. Esatto. No, qui non troviamo mosaici. Ah, non ci sono i mosaici. Non in questa parte. Qui troviamo la galleria degli aristocratici teschi napoletani. Siamo più o meno nei primi anni del 1600, quando la testa, che era la sede dell'anima, veniva esposta. Quindi questi nobili, dopo la pratica della scolatura, pagavano una somma ulteriore a quella del costo della scolatura per farsi esporre. Le donne venivano distinte con una gonna, alcuni siamo riusciti questa a ritrovare... Questa è lei intanto? Sì, questa... L'importanza della distinzione del ceto sociale, quindi c'era lì... In questo periodo, in questa galleria, solo i nobili, uno solo tra tanti era povero ed era Giovanni Balducci, che paga la sua sepoltura in natura, quindi affresca gran parte della catacomba e della basilica per essere esposto, quindi per far sì che il suo teschio venisse ancora oggi comunque ammirato. E... Qual è l'arco temporale proprio che in realtà riguarda questo periodo storico? Dal terzo secolo, allora, qual è il periodo? Abbiamo due tempi diversi. Le catacombe di San Gennaro, essendo il primo cimitero napoletano, nascono come una necropoli pagana nel secondo secolo, convertita al cristianesimo alla fine del terzo, e continuiamo un viaggio nel tempo tra quarto, quinto, sesto secolo, si tocca anche il nono nelle catacombe di San Gennaro. A San Gaudioso invece abbiamo un salto temporale, partiamo dal quinto secolo, quindi il momento in cui arriva San Gaudioso qui a Napoli, e si arriva nel diciassettesimo secolo, quindi all'epoca barocca, quando saranno scolati e successivamente esposti i teschi. Quindi abbiamo due tempi, due viaggi nel tempo totalmente diversi, ma ognuno affascinante. Entrambe affascinanti, però diciamo che sia le catacombe di San Gennaro e le catacombe di San Gaudioso si trovano in un luogo che molte volte viene menzionato per episodi tristi, per episodi di sangue, ovvero quello appunto della sanità. Qual è il rapporto dunque, come si collega la storia, la nostra storia napoletana, con questo periodo storico attuale che molte volte viene riportato alle cronache in maniera triste? In realtà sanità nasce perché venne trovato un quadro
che sanava, guariva, da qui nasce il nome Sanità. Ad oggi era poi un quartiere molto salubre. La sanità sta ritornando salubre, la sanità sta scoprendo quanto ha di bello. Inizialmente noi con la nostra cooperativa, ma l'hanno scoperto anche le semplici persone che ci vivono. È un quartiere popolare, noi non nascondiamo quello che c'è alla sanità, quello che accade. Senta, qual è l'opera che più sta creando attrattiva tra i turisti e cos'altro c'è da scoprire soprattutto? Perché naturalmente non è ancora venuto tutto a galla, ci sarà tanto materiale che insomma è in corso di, come dire, in via di scoperta in qualche modo. Quindi, per quanto riguarda le attrattive maggiori, le catacombe di San Gennaro, essendo più grandi, sono lievemente più conosciute. San Gaudioso si sta rimettendo, diciamo così, in pari. Tra poco apriremo le catacombe di San Severo, la cappella di San Questa Severo. Questa ancora, quindi dovete, siamo in attesa dell'apertura anche delle catacombe di San Severo, quindi questo è un progetto nuovo. Sì, ancora molto più piccola, ma cerchiamo sempre di non fermarci. Dobbiamo comunque andare oltre i nostri obiettivi. L'abbiamo fatto in un primo momento con il numero di visitatori, quindi oggi non ci possiamo fermare. I visitatori, come dicevi e abbiamo detto anche in apertura, sono tantissimi, tanti. Io ti chiedo, qual è proprio l'emozione che suscita la visione di questo sottosuolo preso dal mistero, preso dal fascino? Io lo chiamo spesso un trionfo di tufo, no? Una pietra così forte che si è venuta a formare 15.000 anni fa, ma che ancora oggi viva, è presente, è reale. È un luogo molto spesso chiamato di morte, ma io dico noi teniamo in vita il passato con i nostri progetti, quindi teniamo in vita le catacombe, ci limitiamo a fare quello che è sempre stato fatto, no? Ci sono basiliche dove c'è il sacramento, c'è la vita per i cristiani. Il nostro non è un progetto di chissà quale innovazione, ci limitiamo a mantenere in vita queste catacombe. Senta, c'è la possibilità anche di creare un po' di occupazione per un quartiere, lo dicevamo poc'anzi, difficile, un quartiere disastrato da quelle che sono le vicissitudini di cronaca a cui siamo sottoposti quotidianamente. C'è la possibilità comunque di togliere, tra virgolette, dalla strada dei ragazzi che abitano il quartiere attraverso questa volta la cultura. Questa volta la cultura, ma non solo, perché oltre alla la cooperativa sociale La Paranza abbiamo tantissime cooperative. Ad oggi siamo più di 30 tra associazioni e cooperative. L'Officina dei Talenti, un esempio lampante, che lavora alla manutenzione delle catacombe. Quindi chi era, tra virgolette, portato più per il lavoro manuale, ma comunque ugualmente importante al nostro, di guide. E quindi si sviluppano anche in qualche modo delle professionalità all'interno, perché naturalmente per restaurare un'opera d'arte c'è bisogno di un percorso formativo, un percorso professionale, non solo di guida turistica. Esatto. E qui ci sono dei progetti anche in atto per la formazione. Ci sono tantissimi progetti di formazione, di restauro, di cercare di coinvolgere quante più persone, e le ripeto, non solo nel campo culturale, ma dare lavoro e dignità a questo quartiere. Catacombe di San Gennaro, catacombe San Gaudioso, le abbiamo viste anche attraverso alcune immagini che abbiamo riportato, però chiedevo di dire ai telespettatori di dare proprio una collocazione topografica, dove si trovano nel preciso queste catacombe per venire poi a visitarle? Allora, le catacombe di San Gaudioso si trovano nel cuore pulsante del quartiere Sanità, sotto il famoso ponte della Sanità. Per quanto riguarda le catacombe di San Gennaro, l'accesso è al tondo di Capodimonte, quindi dove c'è la Basilica dell'Incoronata Madre del Buon Consiglio, ci sono le catacombe, quindi da lì si inizia a scendere, no, in questa collina di Capodimonte, e stesso dalle catacombe di San Gennaro si può arrivare, ovviamente non sono collegate, ma si può anche arrivare alle catacombe di San Gaudioso, al cimitero delle Fontanelle. Lì c'è anche, c'è anche il cimitero delle Fontanelle, che quindi comunque rimandano ancora una volta l'iconografia proprio dei teschi. Sì. Quindi c'è proprio una similitudine di significato, di simbologia che viene utilizzata. Sì, c'è la famosa adozione delle Capuzzelle. Abbiamo storie diverse, ma che comunque l'una non esclude l'altra, soprattutto per quanto riguarda le catacombe di San Gaudioso. Senta, una curiosità, ma i visitatori sono turisti o napoletani per lo più?
Allora, turisti tantissimi e da tutte le parti del mondo, ma con grande nostra gioia, tantissimi sono i napoletani che stanno venendo a scoprire la propria città. E perché poi i napoletani diventano, stiamo diventando, noi napoletani, noi stessi turisti dei propri luoghi, di questi luoghi che molto spesso, poc'anzi, poco tempo fa, non erano conosciuti, perché noi a Mattina 9 stiamo dando tra l'altro informazioni anche su luoghi a volte sconosciuti, però ci rendiamo sempre più conto che noi napoletani siamo i primi turisti di questi luoghi insoliti, e questo non fa farci che onore. Assolutamente. In che modo le istituzioni, se vi stanno aiutando, se lo stanno facendo, e in che modo lo stanno facendo? Noi siamo la nostra istituzione, il quartiere sanitario. Okay, mi ha risposto. Cerchiamo anche un po' di capire che naturalmente un sostegno anche, possiamo dire, dall'alto, dai palazzi, sarebbe in qualche modo utile per Affrettato. I fondi, per l'inserimento, per il collocamento, anche sì. per un Però modo devo per dire che ultimamente abbiamo collaborato con il Comune di Napoli per quanto riguarda un progetto che si chiama Garanzia Giovani, quindi tanti sono... Sì, in quest'ultimo periodo sono nate nuove opportunità di lavoro, di Però tirocinio. Però per i ragazzi disciplinati nelle materie di arte, di archeologia? Sì. Stava dicendo un percorso per indirizzare i ragazzi? Alla formazione, ad un nuovo lavoro. Quindi dei corsi veri e propri? Anche sì, attraverso questi tirocini si creano nuovi corsi. Noi comunque abbiamo una formazione costante, perché avendo delle persone che studiano costantemente la catacomba ci danno sempre informazioni nuove e preziose. Io vorrei chiedere i contatti. Allora, siamo nel periodo prepasquale, ci sarà quindi Pasqua, la Pasquetta. Molte volte vogliamo visitare la città ma non sappiamo quale luogo, appunto perché Napoli è ricca di reperti archeologici, è ricca di monumenti ed altro. Come fare per venire a visitare? Chi contattare? Se diamo un riferimento su Facebook? Allora, innanzitutto noi siamo su tutti i social, Facebook, Twitter ed Instagram. Non c'è bisogno di prenotazione per fare una visita ordinaria alle catacombe, quindi siamo aperti alle catacombe di San Gennaro dalle 10 alle 17 tutti orario i giorni. Orario continuo? Sì, ogni ora appena parte un tour. Catacombe ogni di San... ora, quindi 10, 11, 12, 13, quindi ogni punta di ora c'è un turno che parte e che Perfetto. Dura appunto un'ora. Esatto. Mm. Per le catacombe di San Gaudioso sono aperte solo la mattina. Il biglietto è comprensivo di entrambe le catacombe, quindi dà la possibilità di visitare entrambe le catacombe in un anno di tempo, quindi c'è più tempo. Abbiamo un altro percorso che comunque verte l'intero quartiere e lì c'è bisogno di prenotazione. Siamo aperti tutto l'anno, siamo chiusi solo il 25 dicembre e il 1 gennaio, quindi abbiamo il sito internet Catacombe di Napoli, dove si gioca appunto con questa cosa, ritorniamo all'illuminazione, no? E quindi si gioca anche un pochino con l'illuminazione, i vari social, siamo abbastanza presenti. Io vorrei... Grazie allora a Miriam Cuomo, sì. Volevi chiedere qualcosa? No, volevo dare il numero di telefono, magari se prendete carta e penna, qualora voleste andare a visitare le Catacombe di San Gennaro, 081 744 3714, oppure chiamate 081 41 0077 direttamente qui a Mattina 9, qualora voleste insomma avere altre informazioni. Per questa visita guidata, perché le visite sono guidate. Benissimo, allora grazie Miriam Cuomo della cooperativa sociale La Paranza per essere stata con noi, e speriamo che questo invito a Mattina 9 non faccia altro che moltiplicare quelle che sono fino a questo momento le visite all'interno delle catacombe, lo ricordiamo, di San Gaudioso e di San Gennaro, di cui voi avete la gestione piena completa. Grazie, adesso andiamo a parlare di un circolo glorioso, il Savoia tra sport e sociale, a tra poco con la pubblicità.